Ciao, ti do il benvenuto nel primo modulo del corso, quello che tratterà della dietologia moderna. È un modulo molto importante perché metterà le basi del ragionamento su cui poi si costruirà tutto il resto del corso. Allora, partiamo con un concetto molto semplice che penso ti sarà familiare, il ciclo economico, nel senso che la crescita di uno Stato non è, o dell'economia in generale, non è lineare, ma è ciclica, nel senso che abbiamo delle fasi di picco, poi abbiamo delle recessioni, come stiamo vedendo in Italia, ad esempio, quello che è successo anche in Grecia, quello che sta succedendo all'Europa, poi dopo c'è il recupero, avete visto quando c'è stato il problema in America dei mutui che è crollato tutto il mercato, poi dopo ha ripreso, adesso l'America nel picco, poi dopo ci sarà un'altra fase di recessione, poi ci sarà il recupero e si raggiungerà un altro picco. Questo, diciamo, è il ciclo economico, però tutta la storia fondamentalmente è ciclica, anche la storia personale è ciclica, ogni persona nella sua vita ha degli alti e dei bassi, anche Machiavelli teorizzò un tipo particolare di ciclicità, quello che andava dalla rovina alla grandezza, all'ozio alla debolezza, per poi tornare di nuovo alla rovina, quello che va dall'ordine al disordine, per tornare di nuovo all'ordine, dal bene al male e dal male al bene. Diciamo, è tutto ciclico, anche sul potere, se ci pensi, no? Anche a livello politico, eccetera. Ogni cosa che noi vediamo è ciclica. Quindi, anche la nutrizione è ciclica fondamentalmente e molto dipende dalla cultura del momento. Abbiamo fatto ad esempio noi per più di 50 anni la guerra ai grassi. Finalmente questa guerra è finita, però adesso è iniziata una nuova guerra. Adesso è il turno dei carboidrati. Infatti, se guardi bene, le diete low carb sarebbero quelle basse in carboidrati, sembrano la panacea di tutti i mali. E lo sono perché sono molto utili in persone che hanno il metabolismo rovinato, ma funzionano in quelle persone, ma se hai il metabolismo rovinato, l'ultima cosa che devi fare è diminuire ancora di più la tua tolleranza dei carboidrati. E le diete chetogeniche, che sono quelle senza carboidrati quasi, con un quantitativo praticamente nullo, vista la velocità con cui riescono a far dimagrire in alcuni protocolli, sono diventate la moda del momento. Poi c'è un altro fatto molto importante in questo periodo storico, che gli zuccheri e le farine raffinate sono il nemico più acerrimo. Qualsiasi persona che ha un minimo di buon senso ti dirà tranquillamente che lo zucchero è pericoloso e le farine raffinate sono molto pericolose perché fanno ingrassare, creano diabete, creano il cancro, eccetera. Adesso facciamo un excursus storico imparziale sull'argomento della dietologia, della salute soprattutto, e anche sul dimagrimento, ma andremo a vedere anche particolari malattie come il diabete, eccetera. Tieni presente, per questo viaggio una cosa importante, togli ogni tuo preconcetto sulla nutrizione, tu non sai nulla. Non puoi dire assolutamente che gli zuccheri e le farine raffinate sono il nemico più acerrimo perché tu non le conosci. Non conosci i grassi, non conosci i carboidrati, non conosci nulla. Fai un viaggio come se fosse la prima volta che senti parlare di nutrizione. Questo perché devi togliere tutte le interferenze culturali purtroppo che hai. Allora, adesso andiamo nella cosa più importante, nelle diete di confine. Nella dietologia. Allora, in nutrizione abbiamo due certezze. Le diete chetogeniche, che sono quelle ad alto tenore di grassi, diciamo sopra l'80% dei grassi, quindi mangi praticamente solo grassi, fanno stare meglio. E le diete altissime in carboidrati e con pochissimi grassi fanno stare ancora meglio, fanno stare benissimo e queste stimolano molto il metabolismo. Quindi queste però sono due diete un pochino ai vertici, perché una dieta con soli grassi io sinceramente non riuscirei mai a farla. Adesso sono la moda del momento, ma sono di difficile gestione, infatti le persone che le provano non durano più di tanto.
Le diete invece altissime in carboidrati sono molto più semplici da seguire, però anche queste non sono semplicissime da portare avanti, perché tenere i grassi al minimo, e per minimo intendo che ti mangi al massimo un cucchiaio d'olio al giorno, massimo due, ma tieni presente, i grassi non sono soltanto nell'olio, sono in ogni cibo, quindi è molto difficile arrivare a percentuali sotto al 10%, però è molto più semplice fare questo tipo di alimentazione rispetto a una chetogenica. Poi c'è quella che io chiamo la terra di mezzo. Diciamo, in questi due estremi ci sono, a livello proprio medico, ci sono grossissimi benefici. Nella terra di mezzo, quella in cui devi fare i conti, quella con cui deve fare i conti la dietologia moderna, tutto sembra funzionare e alla fine niente funziona. Raramente si risolvono i problemi di peso, ancor più raramente quelli di salute. E un pochino il corso ti porterà nella terra di mezzo, come gestirti al meglio in questa terra, come gestire al meglio tutti i nutrienti per arrivare, diciamo, a uno stato di salute ottimale ed ottimizzare il metabolismo, e quando si ottimizza il metabolismo, poi i problemi di peso si risolvono in maniera automatica, non c'è bisogno di lavorare specificatamente sul peso. Nel corso della parte alimentare andremo a capire come comportarci riguardo ai carboidrati, alle proteine e ai grassi. In questa presentazione invece ci focalizzeremo sul discorso carboidrati e sulle diete basse in grassi e alte in carboidrati. Questo perché, come ho appena detto, sono quelle più sostenibili e soprattutto sono quelle che supportano meglio il nostro metabolismo. Le diete alte in grassi purtroppo non supportano assolutamente il metabolismo e per certi versi sono anche molto pericolose. Se ragioni in questi termini, riesci anche a comprendere perché, ad esempio, diete opposte danno ottimi benefici a chi le pratica. Infatti, quando ascolti, diciamo, qualcuno che ti parla della dieta che sta seguendo, ti potrà dire: "Guarda, io mi trovo benissimo con questa dieta", poi troverai la persona che fa la dieta opposta e ti dice: "Io mi ritrovo benissimo in quest'altra dieta", e le persone poi alla fine non ci capiscono niente. Allora, sulle diete di confine, quelle che abbiamo visto con bassissimi grassi o con altissimi grassi, come vedi, sono diete non semplicissime da portare avanti. Invece, su tutto il resto, diciamo, è la terra di mezzo dove deve fare i conti la dietologia, dove qualche persona si trova bene con un tipo di dieta, qualche persona si trova bene con un altro tipo di dieta, ma molto dipende dalla sua genetica, ma soprattutto dal suo metabolismo. Più il metabolismo è rovinato, più si troverà male con diete ricche in carboidrati, più il metabolismo è sano, più si troverà bene con una dieta ricca in carboidrati. Quindi il metabolismo si può modulare, quindi questa risposta del corpo alla tolleranza al carboidrato oppure no è modulabile, non è nemmeno difficilissimo. È quello che poi nei moduli seguenti andremo a vedere. Allora, facciamo alcuni chiarimenti prima di iniziare il nostro percorso. Durante il corso imparerai a gestire i vari nutrienti in base alle tue esigenze. Imparerai a trovare la tua dimensione ideale anche in differenti percentuali di macronutrienti, compresi i grassi, quindi ognuno deve riuscire a trovare la sua strada, fondamentalmente. Le diete estreme, se nel caso tu le voglia provare, hanno bisogno di un periodo di adattamento più lungo rispetto alle altre. Quindi, se hai fatto qualche esperimento, non essere frettoloso nelle conclusioni, perché a volte servono anche diversi mesi. Ho visto una persona che adesso sta facendo una dieta estrema e dopo un anno ha visto reali benefici. In un anno ha avuto alti e bassi, ma quando ho letto i bassi, una normale persona non avrebbe continuato. Invece, dopo un anno è il periodo più bello della sua vita adesso, è quello dove ha più energia. Poi, se la tua tolleranza ai carboidrati, come abbiamo detto, è bassa, probabilmente il tuo metabolismo è stato corrotto e qui c'è da lavorare un pochino sulla cosa. Ma no, anche qui non è difficilissimo riprendere la tolleranza, ma
Come ho già detto, serve un periodo di adattamento più o meno lungo che purtroppo ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, vediamo un pochino la scelta dei compagni di viaggio in questa presentazione e dei luoghi che andremo a visitare. Allora, questa presentazione ha una finalità particolare: farti comprendere alcuni aspetti basilari della nutrizione caduti nel dimenticatoio, portandoti nelle epoche in cui non esistevano queste malsane idee salutistiche. Quindi adesso andremo a vedere dei personaggi che nel loro lavoro non sono stati influenzati da quelle idee che abbiamo visto all'inizio, dei carboidrati che sono pericolosi, degli zuccheri che fanno male, delle farine bianche, eccetera. Nella maggior parte del nostro viaggio voleremo in epoche antecedenti alle piramidi alimentari e conosceremo personaggi molto importanti, quindi tutto il viaggio sarà prima di quando i governi hanno deciso di gestire la nostra alimentazione, prima che entrassero, diciamo, certi concetti nella comunità. Quindi spogliati di ogni credenza, perché questo viaggio sarà il primo step per aprirti gli occhi sulla vera nutrizione. Allora, partiamo con un articolo che ho visto sul Corriere della Sera, ma ce ne sono a migliaia così, e questo articolo era stato fatto dopo un grande congresso sull'argomento, e il titolo recita così: si dimagrisce fino a 7 volte di più tenendo d'occhio glicemia e insulina. I due parametri sono considerati la chiave che decreta il successo o il fallimento di una cura dimagrante. Approccio indispensabile per chi ha il diabete o prediabete. Stampati queste cose nella mente, perché questo è il modo di pensare del 99% delle persone che si occupano di nutrizione, sia nutrizionisti che medici che diabetologi, eccetera. Il diabete dipende molto dall'insulina, dalla glicemia e tutto questo discorso è quello che decreta il successo o il fallimento di una cura dimagrante. Sempre sul Corriere della Sera, questo è un articolo che era linkato all'interno di questo, quindi è stato anche semplice da trovare, parla dei 12 alimenti peggiori per i diabetici e le alternative gustose e salutari. Questo logicamente è sempre un titolo da giornalista. Poi fanno anche un'intervista a un professore di endocrinologia dell'Università di Napoli che dice: ma certi alimenti vanno certamente limitati, per tutto il resto esiste una valida alternativa. Certi alimenti vanno certamente, certamente limitati. Allora, tra gli alimenti che vanno certamente limitati ci sono le banane mature, i meloni e l'uva. Allora, il discorso è questo: non esiste ad oggi uno studio che dimostri che le banane, i meloni e l'uva fanno venire il diabete oppure peggiorino la situazione. Quindi io mi domando, no, perché gli endocrinologi e tutte le persone che si occupano di diabete, eccetera, vietano questi cibi oppure dicono di mangiarne in maniera molto ristretta quando non c'è nulla, non c'è veramente nulla nella letteratura che faccia almeno pensare che questi alimenti siano leggermente pericolosi. Niente, nessuno studio lo dimostra. Quindi queste sono tutte cose purtroppo culturali che ci portiamo avanti da decenni e sono sempre più dure a morire. Diciamo, andremo a lavorare su questo, ti farò vedere proprio i meccanismi di ragionamento che ci sono dietro. E sempre cercando nel web, uno dei tanti siti che trattano di nutrizione e salute, alcuni cibi, di solito ricchi di zuccheri, ma non solo, provocano, dopo la loro ingestione, un aumento repentino della glicemia, fenomeno che induce il nostro pancreas a produrre subito insulina. Per
per riportare nella norma i valori di zucchero nel sangue. Quindi quando noi mangiamo si alza la glicemia, il pancreas produce l'insulina e il suo ruolo è quello di riportare i valori di zucchero nel sangue nella norma e questo è quello che succede. Ma nel momento in cui la glicemia scende tanto velocemente quanto è salita, noi avvertiamo di nuovo fame, il cosiddetto buco allo stomaco che ci induce a mangiare nuovamente e, guarda un po', indirizza la nostra scelta di solito verso i dolci, instaurando in questo modo un pericoloso circolo vizioso. Quindi, anche questo è un caposaldo della nutrizione moderna, ci dice che più uno consuma zuccheri e più aumenta la fame da zuccheri proprio perché aumentano troppo l'insulina, poi dopo aumentano troppo la glicemia, poi dopo si produce troppa insulina per far abbassare la glicemia e così ci viene sempre la fame da zuccheri. Quindi questo discorso si fa molto in nutrizione, è uno dei discorsi più famosi, un pochino come le banane per i diabetici o il discorso della glicemia e dell'insulina per dimagrire o per ingrassare. Allora adesso ti voglio fare un esempio. Prendiamo un farmaco. Questo farmaco si chiama il liraglutide. Allora, questo farmaco è utilizzato nel trattamento del diabete. La sua funzione è quella di aumentare la secrezione di insulina, quindi quando uno prende questo farmaco produce molta più insulina. Abbiamo visto che l'insulina è quella che ci fa fare questo circolo vizioso, più insulina si produce, più fame alla persona viene perché abbassa di troppo la glicemia, abbiamo visto che si dimagrisce tenendo d'occhio glicemia e insulina, quindi se uno stimola l'insulina, aumenta l'insulina nel corpo, tecnicamente non riesce a dimagrire, ma potrebbe solo ingrassare. Eppure, tra gli effetti collaterali di questo farmaco abbiamo che diminuisce l'appetito e fa dimagrire. Ora, non vi parlerò in dettaglio di questo discorso, non ti parlerò di questo discorso in dettaglio, ma in linea generale vorrei farti capire che c'è qualcosa che non torna in tutto questo discorso, perché un farmaco che esattamente fa quello che non dovrebbe fare, quindi dovrebbe far ingrassare, gli effetti collaterali sono una diminuzione dell'appetito e che fa dimagrire. Quindi già vedi che c'è un'incongruenza in tutte queste regole della dietologia moderna. Ma adesso andiamo al concetto più importante, che una caloria è una caloria e da qui non si scappa. Quando si parla prettamente di protocolli dimagranti, una caloria è una caloria. Diversi studi hanno paragonato i vari regimi dietetici con vari rapporti tra i macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi e hanno visto che ciò che conta è l'apporto calorico. Tieni presente che io non sono assolutamente un fan delle calorie, nelle mie diete non le ho mai contate. Tieni presente che in questi studi però è corretto quello che dicono, perché una caloria è una caloria perché quando uno fa una foto del metabolismo, cioè il metabolismo è in quelle condizioni, quello che conta è l'apporto calorico, giustamente, però le calorie, i cibi possono anche peggiorare o migliorare il metabolismo, però siccome gli studi in genere sono fatti per un periodo di tempo molto breve, questa cosa in genere non si vede, quindi in qualsiasi studio che uno può trovare, troverà sempre il discorso che quello che conta alla fine per dimagrire sono le calorie, e questo è vero, però poi nel lungo andare non è proprio così la storia. E adesso ti voglio far vedere uno studio dove parliamo sempre del discorso dei carboidrati che fanno ingrassare, eccetera. The Diet Fits, uno studio clinico randomizzato. Questo studio praticamente ha preso 609 persone. A queste persone gli è stata data una dieta senza pesare i cibi. Sono state divise le persone in due gruppi, un gruppo con pochi grassi e un gruppo con pochi carboidrati. Quindi i pochi carboidrati sono la moda del momento, i pochi grassi invece sono la moda passata fondamentalmente. Il gruppo con pochi carboidrati percepiva
Perse in media in un anno 6 kg. Tieni presente che tu dici in un anno è poco 6 kg, ma queste persone non è che facevano una dieta, avevano soltanto il limite dei grassi oppure dei carboidrati, non avevano limite in quello che mangiavano, quindi le calorie erano libere fondamentalmente. Quello invece che aveva pochi grassi, il gruppo, ha perse 5,3 kg. Quindi tra i due gruppi c'è una differenza di 700 grammi in quello che hanno perso, sia con la dieta con pochi carboidrati, sia con la dieta con pochi grassi. Quindi il vantaggio di una dieta rispetto ad un'altra non c'è fondamentalmente nella realtà. La cosa importante è questa, che il carico glicemico della dieta con molti carboidrati era praticamente il doppio dell'altra. Se i carboidrati fanno ingrassare, perché come abbiamo visto qua, tenere a bada la glicemia e l'insulina è la cosa migliore per dimagrire, si dimagrisce fino a 7 volte di più facendolo. Questo studio ci dice completamente un'altra cosa, ci dice che non conta poi chissà quanto il discorso del carico glicemico, di tenere a bada questa glicemia. È uno studio questo anche molto importante perché è stato finanziato da una, diciamo, il gruppo di studi, è uno di quei gruppi di studi che porta avanti le diete basse in carboidrati, quindi non hanno ottenuto alcun risultato. E vediamo invece le diete ad libitum, significa come questa che abbiamo appena visto, le diete in cui una persona può mangiare tutto quello che vuole. Allora, ci sono dei metastudi, diciamo dei studi di ampio respiro, molto ampi, riguardanti le diete ad libitum con restrizione dei soli grassi. Hanno mostrato una riduzione del peso con risultati maggiori in soggetti obesi. Quindi anche qui, togliendo i grassi e mangiando praticamente di tutto, si ha una riduzione del peso. Questo è un altro esempio. Ci fa vedere delle persone che sono messe in una dieta isocalorica, significa una dieta che ha tutte le calorie di cui la persona ha bisogno. Si parte da un 35% di grassi fino al 15% di grassi, quindi si abbassa soltanto la percentuale di grassi nella dieta, però si mantengono le calorie costanti. Infatti questo è il peso. Come vedi, il peso delle persone in questo primo periodo di questa dieta isocalorica non cambia, perché le calorie sono quelle di cui la persona ha bisogno, quindi qua non c'è nessunissima variazione. Poi che cosa succede? Che a un certo punto gli si dice: guarda, mantieni il 15% di grassi, però mangia quanto vuoi. E come vedi, il peso crolla. Crolla le calorie, per prima cosa crollano. Si passa da 2004, quasi dal 2002-2004 nella dieta iniziale. Poi, quando alle persone gli viene detto mangia quanto vuoi, con pochi grassi, la dieta si stabilizza intorno alle 2000 calorie e 1800. E guarda il peso, prima è costante, poi crolla. Quindi anche qui il discorso dei carboidrati che fanno venire sempre la fame, quel circolo vizioso che abbiamo visto prima, anche qui non tornano i conti, perché queste persone mangiano praticamente solo carboidrati e vedi, assumono molte meno calorie, quindi la fame diminuisce e anche il peso diminuisce. Allora, ma queste diete ricche in carboidrati non sono pericolose? Noi sappiamo benissimo che alzano troppo la glicemia, sappiamo benissimo che stimolano troppo l'insulina, sappiamo benissimo che sono infiammatorie. Tutti ce lo dicono che i carboidrati sono infiammatori, l'insulina crea infiammazione. Sappiamo benissimo che anche se negli studi mostrati si riesce a perdere comunque peso, per le persone malate o con problemi di salute è meglio non seguirle. Infatti le persone malate non dovrebbero seguire diete alte in carboidrati, soprattutto i diabetici, eccetera. Questa è un'altra concezione che abbiamo tutti, lo sappiamo tutti. Allora, andiamo avanti nel nostro percorso. La dietoterapia nell'antichità. Già gli egizi provavano a curare il diabete con la dieta. Sapete come, sai come lo curavano? Per le persone che si ammalavano di questa patologia, la dieta era così composta: miele,
uva, bacche e grano. Quindi, nella saggezza popolare di quel tempo, il diabete veniva curato praticamente con lo zucchero. Grano, non è che mangiavano il grano così, poi ci facevano il pane, penso lo cuocevano come noi, però per farti capire, qua la cura era di mangiare esclusivamente carboidrati. Tu mi dirai, questi erano scemi. Può darsi. Vediamo un po' che ci dice la storia più recente. Andiamo a vedere la dieta del riso, perché questa è molto ma molto interessante. Se non hai una certa età e non sei nato in America, probabilmente non l'hai mai sentita nominare, però in America tra gli anni 40 e gli anni 70 è stata veramente famosa, è stata una delle diete più importanti in assoluto, ma a livello medico ha fatto miracoli. Andiamo a vedere un attimino di cosa si tratta. Allora, è una dieta ipocalorica in genere, poi spesso anche isocalorica, nel senso ti può dare sia meno calorie del dovuto che le stesse, a volte anche più, a base di riso bianco, quindi quello che è pericolosissimo perché è un carboidrato raffinato, frutta, succhi di frutta e zucchero. Quindi questa è una delle peggiori diete che una persona possa fare. Purtroppo è stata fatta nel 1939 da questo signore che si chiama Kempner, che è un medico tedesco che era emigrato in America per la guerra. E quindi ecco, la sua missione era quella di trattare le malattie renali con l'alimentazione. La dieta doveva essere povera di sodio, proteine e grassi. Lui voleva curare, diciamo, le malattie renali con questo tipo di dieta. E guarda, fa ridere perché una dieta con riso, frutta, succhi di frutta e zucchero, dimmi tu come può risolvere questi problemi. Purtroppo lui non aveva le conoscenze attuali che abbiamo noi della nutrizione, dico io per sua fortuna. Inizialmente fu deriso da tutti, fu deriso perché al tempo non si pensava che la nutrizione potesse guarire delle malattie. Poi, dati gli strabilianti risultati che otteneva, questa dieta fu utilizzata sia per perdere peso che per malattie croniche come arteriosclerosi, infarti e insufficienza renale, ipertensione, psoriasi, artriti, eccetera. Quindi questa dieta all'inizio veniva un pochino derisa, eccetera, poi dopo diventò molto famosa. In tutti questi casi la dieta diede ottimi risultati e molte volte ci fu la remissione totale della malattia. In totale, nella sua carriera, il dottor Kempner trattò oltre 18.000 pazienti. Quindi non è una dieta che l'hanno provata in due o tre persone e poi hanno detto se funziona o no. All'inizio era una dieta sotto stretto controllo medico, protratta al massimo per 2 settimane, perché questo signor Kempner era una persona. Poi mi sono letto un pochino la sua storia, ho visto un pochino gli articoli. Era una gran persona, fatto tutte le persone che lavoravano con lui, le ha fatte arricchire, ha regalato case a tutti i suoi colleghi, alla segretaria pure, ha regalato 1 milione di dollari alla segretaria, ha fatto, ma diciamo, i soldi che guadagnava li divideva con tutte le persone che gli stavano intorno, quindi era anche una persona di cuore, lui ci teneva proprio ad aiutare il prossimo. E nel 42, tieni presente che dava tutti quei soldi negli anni 60-70, che erano una marea di soldi. Nel 42 da lui andò una signora con una glomerulonefrite, una malattia del rene, e papilledema, una malattia dell'occhio. Non comprese bene le indicazioni del dottore perché magari con l'accento un pochino tedesco che aveva non si sono capiti bene e non andò al controllo dopo le 2 settimane solite, ma andò dopo 2 mesi. Purtroppo aveva capito soltanto il 2, ha detto ma 2 settimane sarà poco, vado dopo 2 mesi. Al controllo la pressione della signora era passata da 190-120 a 124-84. Gli occhi erano guariti e il cuore era diminuito come dimensioni. Quindi il dottor Kempner, dopo
diciamo, questo fatto che era accaduto, ha detto: ma sai, proviamo a portare avanti la dieta per oltre 2 settimane, perché se dopo 2 mesi questi sono i risultati, lei non è morta, sta benissimo, non ha creato nessuno scompenso in questa persona, possiamo provare a portare avanti questa dieta per più tempo. Quindi, dopo questa esperienza, il dottor Kempner, visti i bellissimi risultati ottenuti, utilizzò questo protocollo dietetico per periodi più prolungati, per trattare ipertensioni, mal di testa, fatica cronica, edema, psoriasi, eccetera. Guarda, ora non ti porto tutti i risultati perché lui è anche bello perché era tedesco, quindi era meticoloso su quello che faceva, segnava tutto. Ora vedremo qualche risultato. Per fare questo, aggiunse alla sua dieta di base qualche vitamina. Andiamo a vedere anche la dieta di base, non ti preoccupare. Nella sua pratica clinica ottenne grossi miglioramenti sul colesterolo. Il 93% dei suoi pazienti notò grossi miglioramenti sulla colesterolemia, che passò da una media di 273 a una media di 177, quindi tutti quegli zuccheri, tutta quella roba lì pericolosa per la salute del cuore, colesterolo, eccetera, ora un po' che combina, porta un colesterolo da 273 a 177, cala di 100. Ottimi risultati li ottenne anche con i diabetici di tipo 2. Lui ha dato lo zucchero, il succo di frutta e il riso bianco al diabetico, non gli ha dato nient'altro. Eppure ha ottenuto risultati, poi andremo a vedere anche quelli. Una dieta ricca in carboidrati semplici e zuccheri è in grado di normalizzare colesterolemia e glicemia. Allora, adesso ti faccio vedere una cosa che alle persone piace di più vedere: i dimagrimenti. Con questo tipo di dieta, ad esempio, ha fatto uno studio, ha trattato 106 gravi obesi. La media del peso perso in queste persone è stato di 64 kg. Un uomo perse 140 kg. 43 persone di queste 106, quindi il 40% è tantissimo, in una dieta, ha ritrovato il peso forma. Tieni presente che grandi obesi, cioè la media ha perso 64 kg, quindi ti fa capire la difficoltà anche di tutto questo. 43 persone di queste sono arrivate al peso forma. Nota bene che questa dieta è stata ideata per curare delle patologie. Visti gli enormi benefici anche in termini di peso, si è deciso di utilizzarla anche a scopo dimagrante. Questa dieta, almeno nelle fasi iniziali, non ha mai tenuto conto delle calorie. Quindi qui lui voleva curare i reni, non ha mai pensato di far dimagrire la gente e ha visto che con la sua dieta la gente dimagriva. Poi la trasportata anche nel dimagrimento, però non era lo scopo principale di questa dieta, che ti ricordo la sua funzione principale era quella di migliorare la salute, e come vedi migliora la salute con zucchero, succo di frutta e riso. In genere il 43% dei pazienti che hanno seguito questa dieta in un follow up di 6 anni hanno mantenuto il peso raggiunto e alcuni di essi hanno continuato a dimagrire. Questo togliamo questo studio, ma in generale, perché lui non ha seguito soltanto 106 gravi obesi, ne ha seguiti tantissimi nella sua carriera. Se uno fa un pochino il conto dei pazienti che ha seguito, il 43% seguiti per 6 anni hanno mantenuto il peso raggiunto. Guarda, sono numeri da capogiro. Adesso ti faccio vedere due persone. Questa è una donna che ha fatto questo programma, diciamo, della dieta del riso. È partita da 100 kg, è arrivata, come vedi, 45-46, ha perso 55,8 kg. E questo invece è un uomo, vedi, le settimane, in 45 settimane ha perso 56 kg, fondamentalmente questa signora. E questo è un uomo invece che è passato da quasi 200 kg a quasi 60 kg. Ha perso 137 kg in 56 settimane. Quindi è bello perché questo medico
scriveva tutto, riportava tutto, ma guarda com'è bella questa curva, precisa, scende in maniera completamente lineare, anche questa signora scende in maniera completamente lineare. E adesso ti faccio vedere qualche foto dello studio, questo qua su 106 gravi obesi, che è stato pubblicato, non è che questi dati se li inventa lui. Guarda questo signore, guarda com'era. Gennaio 1966, novembre 1966, quindi questa persona da gennaio a novembre, ecco com'era e com'è diventato. Questa signora, gennaio 69, novembre 69, anche qui da gennaio a novembre, questa proprio è cambiata tantissimo, sembrano due persone completamente diverse. Guarda anche questa signora. Che risultato ho ottenuto? Questa ragazza, cioè, è un'altra persona veramente. E di esempi così, diciamo, nella sua dieta ce ne sono tantissimi. Su quello studio, questo è l'esempio il più lampante, quello che si trova spesso in internet. Questa foto è una delle più famose. Cioè, guarda qui. Qui c'è tanta roba, qui la circonferenza è immensa, guarda com'è diventato questo signore. E oggi è difficilissimo con le diete di oggi, anche con la chirurgia, arrivare a questi risultati. Quindi questo ti fa capire, e questa è una dieta del riso, riso zucchero, è una dieta contro ogni logica, non ha nemmeno verdure, non ha niente. Guarda, nell'ipertensione, questo è un paziente che è andato con una pressione di 200-120. Questo agosto 45, maggio 46. A maggio del 46 siamo arrivati a 130-83-85. Sarà. Vedi? E guarda, il primo periodo, i primi mesi, purtroppo, la pressione non si è mossa, anzi, vedi, all'inizio c'è stato un incremento sulla sistolica, diciamo sulla pressione quella alta. Poi dopo, come vedi, tutto è crollato, tutto è crollato, è andato nella normalità. Questa invece è la psoriasi, paziente affetto da psoriasi. Entrato in dieta a maggio del 65, purtroppo le foto sono in bianco e nero perché lì non c'era la macchina fotografica a colori. A luglio del 65, dopo 2 mesi, guarda che differenza che c'è nelle macchie sulla pelle. Questo è un diabetico di 42 anni, un uomo con 18 anni di storia di diabete alle spalle. Quando è arrivato nel febbraio 54, guarda com'era il suo occhio, com'era ridotto, guarda quanti capillari, com'era scuro. Questo è marzo del 56, dopo 2 anni di dieta, 26 mesi di dieta del riso, guarda com'è migliorata tutta la situazione nell'occhio, la circolazione, eccetera. In uno studio del 58, parliamo ancora del diabete, eh? Hanno utilizzato la dieta del riso in pazienti con diabete di tipo 2. Data la composizione della dieta, ci si aspettava un aumento della glicemia, quindi si prevedevano protocolli di trattamento con più insulina, perché allora, il diabete è una malattia strettamente legata ai carboidrati, quindi se diamo una dieta completamente composta da carboidrati è molto pericolosa per il diabetico, quindi i dottori erano pronti a cambiare protocolli e a dare più insulina a questi pazienti. Si ottennero risultati completamente opposti: calo della glicemia e miglioramento della risposta insulinica. Ti ricordi gli egizi che abbiamo visto prima? Che tanto stupidi non erano. In un altro studio hanno preso in esame 72 pazienti con diabete e trattamento con insulina, anche in questo caso. 21 di questi non dovettero cambiare il dosaggio di insulina, quindi
Passando a questo tipo di dieta del riso, rispetto alla dieta normale per i diabetici, 21 non dovettero cambiare il dosaggio dell'insulina, 42 diminuirono la loro dose di insulina. Di questi 42, 18 addirittura utilizzarono l'insulina in maniera intermittente, quindi non la utilizzavano tutti i giorni, qualche giorno ne potevano fare anche a meno. 9 purtroppo ebbero un incremento nel fabbisogno di insulina, quindi questo è quello che ti dicevo anche all'inizio di questo modulo. Quello che mi interessa fare in tutto questo corso è portarti alla tua alimentazione perfetta, perché come vedi esistono delle persone che con una dieta anche perfetta si trovano malissimo, anzi vedi queste persone 9 ebbero un incremento nel fabbisogno di insulina. Ma questa dieta è spettacolare perché 40, su 42 persone, 42 persone su 72 le ha rimesse al mondo. Soltanto 20, 21 non hanno avuto nessuna differenza, ma tieni presente che a lungo andare invece potevano avere molti miglioramenti. Soltanto 9 purtroppo non hanno risposto in maniera adeguata a questo protocollo dietetico. Quindi tu immagina che iniziavano magari i primi pazienti del dottor Kempner, erano questi 9, la dieta sarebbe stata un fiasco, invece è potentissima. Quindi cerca di analizzare sempre la tua situazione, come tolleri i vari nutrienti, però l'importante è comprendere le cose, perché quando comprendi riesci poi a crearti l'alimentazione perfetta senza problemi, riesci anche a capire cosa modulare, quando e perché. Nota bene che il tutto accade indipendentemente dalle calorie o dalla perdita di peso. Questa è la cosa più importante di questa dieta in questo studio, perché queste persone non sono state messe in dieta ipocalorica, quindi non è che devono contare le calorie. Queste persone non è che hanno perso peso, stanno perdendo peso. Queste persone gli cambia, diciamo, la loro risposta all'insulina soltanto cambiando alimentazione e mettendo soltanto carboidrati. Qui quello che si toglie sono i grassi, anche le proteine in questo caso. Quindi questa persona qua ha trovato un modo alternativo per trattare il diabete. Come lo trattiamo? Con riso, zucchero e succo di frutta. Tieni bene a mente questi concetti che sono molto ma molto importanti. Allora, vediamo in pratica, che cos'è questa dieta del riso? Allora, di base si consumano dai 250 ai 350 grammi di riso bollito in acqua, senza sale, oppure bollito nel succo di frutta. Non so come se lo mangiano, ma è ammesso fare soltanto questo. Di base la dieta è di 2000-2400 calorie. I grandi obesi mangiano leggermente di meno, i sottopeso possono mangiare di più, logicamente. La frutta e i succhi di frutta sono ammessi. Lo zucchero bianco può essere usato ad libitum, quindi in questa dieta l'unica cosa libera come quantità è lo zucchero bianco, quello che trovi in cucina, quello no, quello integrale, quello bianco, quello bello. In media si usano 100 grammi, circa 400 calorie al giorno di zucchero. Ma in alcuni pazienti si arriva tranquillamente a 500 grammi di zucchero al giorno, che sono circa 2000 calorie di zucchero. Quindi c'è gente che si mangia mezzo chilo di zucchero. Tieni presente, da queste persone ci sono tutte quelle persone malate che hai visto prima, c'è anche il discorso diabete. Non sono ammessi avocado, datteri o noci, niente pomodoro, passata di pomodoro o succhi di verdure. Quindi capisci che è l'inverso di ogni cosa che tu hai mai sentito? Questa è stata la dieta più potente della storia, penso. Poi, siccome la dieta non veniva più fatta per 2 settimane, ma è stata protratta per molto tempo, vengono supplementate alcune vitamine, tra cui la A, la D, e queste praticamente sono tutte vitamine del gruppo B. L'adattamento alla dieta, quello che ti ho detto all'inizio, durava in genere 2 mesi. Queste diete, diciamo un pochino estreme, non sono semplicissime all'inizio, c'è un periodo di adattamento più o meno lungo, in questo caso siamo ai 2 mesi. È incoraggiato il movimento, il riposo a letto solo in alcuni casi, quando nei casi più gravi. Un'altra cosa importante di questa dieta è l'assunzione di acqua. In qualche paziente gravemente malato è ridotta
a meno di 1,5 litri al giorno per evitare intossicazione da acqua e sbilanciamenti elettrolitici. Siamo nel 1940, tra il 40 e il 70. I medici sapevano benissimo che l'acqua poteva creare grossi problemi, quindi le persone malate non dovevano bere troppo. Adesso invece che ti dicono bevi tanta acqua, quando stai male bevi tanta acqua uguale. E vabbè, tanto nel corso la vedremo perfettamente, lo vedremo perfettamente il discorso dell'acqua che non ha assolutamente senso. Anzi, è pericolosa come vedi qua in questo caso. Alcuni pazienti con insufficienza renale non riescono a tollerare la dieta in quanto non riescono a ritenere i minerali. Quindi questa dieta non va bene per tutti, quelli con insufficienza renale a livelli avanzati purtroppo non riescono tutti a tollerarla. E nel 2004, questa non è una dieta che poi degli anni 40, 70, poi non se ne è più parlato. Per fortuna nel 14 questi due studiosi hanno ripreso la dieta, hanno fatto un articolo, l'hanno pubblicato, la dieta archeologica, una dieta a base di riso e frutta, reverse cambia elettrocardiogramma, i cambiamenti dell'elettrocardiogramma nell'ipertensione. Allora, parlano un pochino del medico. Nel 40 un giovane scienziato medico rifugiato tedesco alla Duke University di Durham, nella Carolina del Nord, iniziò a trattare i suoi pazienti con ipertensione avanzata o maligna con una dieta radicale composta solo da riso bianco e frutta, con risultati sorprendentemente favorevoli. C'è anche lo zucchero qua, non l'hanno messo in questa review, ma come abbiamo visto lo zucchero era la base. Ha riferito una rapida riduzione della pressione sanguigna, un rapido miglioramento dell'insufficienza renale, papilledema, insufficienza cardiaca congestizia e altre manifestazioni di questa malattia precedentemente fatale. Quindi è una malattia dove si muore, lui l'ha corretta solo con l'alimentazione. Questo trattamento, come abbiamo già visto, si basava sulla teoria secondo cui il rene aveva sia una funzione escretoria che una funzione metabolica e che la rimozione della maggior parte del carico di sodio e proteine da questo organo gli consentiva di riguadagnare la sua normale capacità di svolgere le sue più importanti funzioni metaboliche. Era efficace anche nell'ipertensione ordinaria, in assenza della drammatica vasculopatia della forma accelerata. I risultati furono così drammatici che molti medici esperti lo sospettavano di aver falsificato i dati. Tra questi risultati c'era la normalizzazione dei cambiamenti dell'elettrocardiogramma osservati con l'ipertensione. Allora, questo articolo rivede la sua esperienza pubblicata con questa terapia radicale, la sua controversa ascesa alla fama e il suo declino della popolarità con l'avvento dei farmaci antipertensivi. Quindi questa dieta purtroppo è andata nel dimenticatoio quando hanno fatto la comparsa i farmaci antipertensivi, perché al posto di mettere le persone sotto un regime dietetico molto stretto come questo, si usa il farmaco. Farmaco, tieni presente, questa è una cosa importante perché il farmaco antipertensivo te lo porti avanti a vita. Adesso vediamo un pochino il finale. Presenta i cambiamenti dell'elettrocardiogramma osservati in questa malattia poi fatale e l'inversione di questi cambiamenti dalla dieta del riso. Questo trattamento, sebbene molto difficile per il paziente, ha prodotto effetti che lo rendono uguale o superiore all'attuale trattamento multifarmaco dell'ipertensione. Un'osservazione poco conosciuta ma importante è stata che i pazienti che sono stati in grado di seguire il regime e che sono stati lentamente guidati attraverso una graduale modifica della dieta per molti mesi, sono stati in grado di passare a una dieta molto tollerabile, a basso contenuto di grassi, in gran parte vegetariana, pur conducendo una vita normale e attiva, senza farmaci, indicando che lo stato della malattia era stato permanentemente modificato.
Quindi lo stato della malattia era stato permanentemente modificato. È efficace come farmaci ipertensivi, solo che i farmaci antipertensivi non modificano permanentemente lo stato della malattia. Con questa dieta ci si riusciva. Tieni presente la review del 2014, quindi i farmaci antipertensivi sono quelli che utilizziamo oggi, non sono quelli degli anni 50. Alcune riflessioni sulla dieta del riso. La dieta vegana, strutturata in maniera salutare e corretta, ti fa consumare tanta fibra, perché la fibra è salutare per l'intestino e per mantenere una glicemia costante, tanti cereali integrali e legumi, perché non alzano troppo la glicemia, tante verdure che sono ricche di sostanze benefiche e di fibre, toglie gli zuccheri semplici, pericolosi perché causano il diabete. Ed è ricca di grassi salutari, aiutano la salute del cuore, questi grassi, questo è quello che sentite sempre, no? Dire. La dieta del riso è esattamente l'opposto, sia zucchero, riso bianco, succhi di frutta e niente verdure o strani oli. Quindi è tutto quello che non è la dieta vegana salutista. La dieta del riso cura tantissime patologie, compreso il diabete. Tienilo bene in mente, la dieta vegana non riesce in questo intento. Ma non erano salutari tutti questi accorgimenti dietetici che senti nominare ogni giorno? Ritorniamo al discorso che ti ho fatto all'inizio di questo modulo, di questa presentazione. Togli ogni convenzione, ogni cosa che sai rispetto alle diete. Fai finta che stai in un altro mondo e. Perché se tu pensi che tanta fibra fa bene all'intestino, alla glicemia, bisogna mangiare tanti cereali integrali e legumi, togliere gli zuccheri semplici, utilizzare grassi salutari, cioè non ha senso questa dieta, eppure questa dieta ha un senso, questa non lo ha, perché a conti fatti qui non hai i benefici che è qua, ma nemmeno lontanamente riesci ad averli. Ti ricordo che la dieta del riso è una dieta vegana elaborata con cibo spazzatura, perché questo cibo è tutto quello che scarti in una dieta vegana. In una dieta vegana non puoi utilizzare lo zucchero, non puoi star lì a berti succhi di frutta tutto il giorno, non puoi non mangiare verdure perché sennò non si chiamerebbe vegana, non puoi non mangiare i legumi, cereali integrali, eccetera. Poi il riso bianco, attenzione perché è pericoloso, è raffinato, capisci bene che. Qui c'è il risultato, qua no, quello che contano nella vita sono i fatti. Le normali diete prediligono in genere il consumo di cereali integrali e legumi, questo è quello che senti ogni giorno in televisione, non dico niente di strano, proteine magre circa il 14% delle calorie, i grassi intorno al 30%, tanta frutta e verdura. La dieta del riso ha i grassi al 2%. Ah, che bella differenza. Le proteine al 4. Qui sei malnutrito in proteine che fa paura la cosa. Carboidrati al 94%. Quindi ti mangi praticamente soltanto zuccheri. Poi tutti i carboidrati semplici. Zucchero bianco, succhi di frutta, frutta e riso. Le normali diete non possono essere minimamente paragonate alla dieta del riso in termini di risultati, specialmente in ipocalorica. Scusa, ho sbagliato a dire isocalorica, ho sbagliato a scrivere. Isocalorica significa con le stesse calorie. Se tu fai una dieta con le calorie che ti servono, quindi che mantieni il peso, vedrai che non ha alcun vantaggio a livello di salute. Mentre con questa dieta, se tu mantieni il peso, comunque sia, hai vantaggi a livello di salute, cosa molto importante. Anzi, tanto che ci sono. Lo cambiamo. Allora, poi andiamo alle diete chetogeniche. Giusto? Sì. Le diete chetogeniche sono composte per lo più da grassi e proteine. Hanno gli zuccheri quasi a zero, i carboidrati quasi a zero. Sono l'opposto esatto della dieta del riso. In certi ambiti possono dare risultati equiparabili, ma in molti altri assolutamente no. E comunque la compliance non è di lunga durata.
e i risultati tendono presto a svanire. Quindi una dieta chetogenica ti può dare risultati su un mese, un anno al massimo, poi dopo si ritorna ai risultati di prima. Questa dieta, ad esempio, è molto più gestibile e si può portare avanti per anni, ma soprattutto i risultati che dà, la persona se li riporta, se li ritrova negli anni a venire. Poi andiamo a vedere un altro personaggio storico, sempre intorno agli anni 40. Anche questo è un personaggio molto interessante. Si chiama Lester Morrison. Questo non è famoso per niente. Serve tanto per ricercarlo. È un altro ricercatore dello scorso secolo che non divenne famoso, ma che fece un lavoro molto interessante. Lui era fissato, diciamo, sulla nutrizione, voleva trovare la nutrizione ottimale per i problemi di cuore. Nel 1946 lanciò uno studio dove arruolò 100 persone che avevano avuto un infarto. Quindi persone già infartuate sono quelle più a rischio di avere il secondo infarto e poi la morte. Quindi ha voluto lavorare con queste persone, che è anche una cosa intelligente per studiare l'alimentazione migliore per il cuore. 50 persone mangiarono le quantità normali di grassi che comunemente mangiano tutti, dagli 80 ai 160 grammi di grassi, per capirci dai 5 ai 10 cucchiai d'olio. So che probabilmente ne consumerai di meno, ma tieni presente che quando esci l'olio, 5 cucchiai d'olio messi in un sugo, messe su qualche cucina, non sono tante. Poi 5-10 cucchiai d'olio l'ho messo come misura per farti capire quanti sono 80-160 grammi di grassi. Comunque sia, se mangi il formaggio, la carne, qualsiasi cosa, contiene dei grassi, quindi anche quelli devi conteggiare. Quindi non sono 5-10 cucchiai d'olio al giorno, ma sono molti di meno, perché devi toglierci il contenuto di grassi di ogni alimento che consumi. Le altre 50 persone invece entrarono in una dieta povera in grassi, mangiavano soltanto 20-25 grammi di grassi al giorno. Lui seguì le persone per molti molti anni. Apposta è molto interessante perché le persone sono state seguite parecchio. Vediamo un po' che è successo. A 3 anni morirono 15 persone nella dieta normale, 7 nella dieta con pochi grassi. Quindi la dieta con pochi grassi aveva risparmiato, almeno a livello statistico, aveva risparmiato la vita a metà delle persone. Quindi gli ha concesso almeno un anno in più di vita. A 8 anni solo il 24% delle persone della dieta normale erano sopravvissute, mentre nella dieta povera di grassi la percentuale era del 56%. Qui vediamo che a livello statistico c'è una grande differenza. Quindi con una dieta normalissima solo il 24% delle persone era in vita, con una dieta povera di grassi a livelli bassissimi avevamo il 56% delle persone ancora in vita. La cosa più interessante però la vediamo a 12 anni, perché nel gruppo dell'alimentazione normale erano tutti morti. Nel gruppo povero in grassi il 34% delle persone ancora sopravviveva. Quindi questa dieta senza grassi, con pochissimi grassi, ha mantenuto in vita il 34% delle persone, che queste sarebbero morte quasi sicuramente. Cosa importante? Questa era una dieta povera in grassi, in cui farine bianche e zuccheri erano liberi. È importante perché in quel tempo la gente non sapeva quei discorsi delle farine bianche che erano pericolose e lo zucchero era pericoloso, quindi le persone se ne mangiavano quante ne volevano di questa roba qua, e non c'era tutto quel discorso integrale, zucchero di canna, senza zucchero, eccetera. Ancora fortunatamente non esisteva la perversa moda salutista. Questa è arrivata dopo, negli anni 70-80. E andiamo un pochino a vedere anche nelle tribù più antiche. Allora, la tribù dei Kuna a Panama ha una dieta composta per il 65% da carboidrati, di cui il 17% sono zuccheri. Consumano più zuccheri di un americano medio, ma sono magri e godono di un'ottima salute. Se noi andiamo a analizzare tutte le popolazioni che hanno un più elevato consumo di zucchero a parità di calorie, godono in genere di un miglior stato di salute rispetto alle altre.
Lo stesso vale per le popolazioni che consumano molti carboidrati raffinati. Hanno un ottimo stato di salute. Carboidrati raffinati, ti parlo di oggi, eh? Il riso bianco, se ci pensi, è la base dell'alimentazione in molti paesi del mondo. In Giappone godono di buona salute e sono magri, pur mangiando riso bianco come base dell'alimentazione. Non è un fattore genetico, perché se noi prendiamo i giapponesi, li facciamo emigrare, e gli cambiamo quindi le abitudini alimentari, questi si ingrassano come tutto il resto della popolazione del mondo. Poi su questo discorso ci sono tantissimi esempi. E questa presentazione non è per dirti mangia riso, eh. A me non interessa, io me lo mangio non spessissimo, è buono, sì, me lo mangio, ma non è un discorso sul riso. È che ti voglio far capire che questi cereali raffinati e questo zucchero non c'è niente nella storia che faccia pensare che facciano male, anzi, come vedi, sono salutari, ma anche tanto, anche se guardi proprio l'evoluzione, le culture più antiche. Adesso vediamo un pochino il consumo di zucchero verso la prevalenza dell'obesità. Allora, qui abbiamo l'obesità in America, come aumenta nel corso degli anni, dagli anni 80 era in percentuale inferiore al 15%, adesso siamo quasi al 40%. Vedi una cosa molto interessante, che intorno agli anni 2000 tutte le raccomandazioni alimentari puntavano ad abbassare il quantitativo di zuccheri nell'alimentazione e questo venne fatto. E infatti, come vedi, prima degli anni 2000 il consumo di zucchero in America è crollato. Vedi, adesso siamo a livelli comparabili, guarda, con la fine degli anni 80, dove l'obesità era al 20%, 22%. Quindi però è crollato il consumo di zucchero, ma la curva dell'obesità è dritta, continua imperterrita. Quindi anche dire, vedi, lo zucchero crea l'obesità, il consumo di zuccheri crea obesità, non c'è correlazione, è inversa. Cioè è costante qui, ma questa è costante con tutto perché è la crescita, diciamo, dell'obesità, aumenta il consumo di cibo in generale. Poi dopo però, come vedi, gli zuccheri se ne vanno per conto loro, ma l'obesità continua a crescere. Vediamo anche i carboidrati totali, non soltanto gli zuccheri, ma anche gli amidi, quindi le farine, eccetera. L'obesità continua sempre la sua crescita, mentre anche qui, come gli zuccheri calano, anche i carboidrati iniziano a calare, perché c'è stata, visto iniziata negli anni 2000, la guerra è carboidrato, quindi il carboidrato è pericoloso, quindi si è cercato di diminuire questo nutriente. Ma se facciamo un excursus storico un pochino ampio, vediamo un pochino che cosa è successo, che queste sono le proteine, queste rosse. Le calorie da proteine nell'alimentazione americana, su per giù, sono rimaste sempre costanti. Sono aumentate negli anni 70, ma perché c'è stato più benessere, ma e logicamente rimangono costanti perché prima, diciamo, si soffriva un pochino più la fame, quindi si consumavano meno proteine. Adesso, dagli anni 70 in poi, che è migliorato tutto, se ne consumano di più. Vediamo un po' i carboidrati. Nel 1909 si consumavano 2000 calorie da carboidrati, abbiamo avuto il minimo intorno agli anni 60, intorno alle 1500-1600 penso. E adesso come carboidrati ne mangiamo sempre intorno a 1800. Siamo qua, vedi? Siamo negli anni 30 come quantitativo dei carboidrati. Guarda che cambia però i grassi. Da 1000 calorie al giorno in media nel 1900 siamo arrivati quasi a 1700. Quindi, se vogliamo trovare un colpevole di questa crescente obesità, questo colpevole sta sui grassi, non
Non sta sui carboidrati perché non. Eccole, questi sono i dati ufficiali, non è che sono dati inventati, questa non è filosofia, questo è vero, questo è vero. Quindi, lo zucchero fa ingrassare, lo zucchero causa obesità nei bambini. Questo lo sentiamo tutti i giorni al telegiornale, lo dicono i nostri ministri della salute, lo dicono tutti i nutrizionisti, eccetera. Poi ce l'abbiamo con le fake news. Io quello che ti vorrei far capire è che quando uno dice un qualcosa dovrebbe dimostrarlo, ma dovrebbe dimostrarlo in termini storici, dovrebbe dire guarda, è così, in maniera inequivocabile, qua in maniera inequivocabile è che lo zucchero non ti fa niente, non è pericoloso per nessun motivo per la nostra salute, anzi, come hai visto, c'è un pochino da rivedere le cose sul discorso carboidrati, insulina e zuccheri. Lo zucchero vada bene, ingrassa solo in presenza di un eccesso calorico. Questo sembra un discorso stupido, ma credimi, l'ho fatto tante volte con i nutrizionisti e non tutti lo capiscono. Qualsiasi carboidrato, proteina o grasso fanno ingrassare in presenza di un eccesso calorico. Se non c'è l'eccesso calorico, nessuno zucchero fa ingrassare, perché non c'è l'eccesso, è l'eccesso calorico che fa ingrassare. Quindi lo zucchero che vedi, di cui dicono tanto, no? Che fa ingrassare, quello delle bibite, eccetera. Perché fa ingrassare? Perché uno beve la bibita quando già ha mangiato, si è strafogato col cibo. Quindi non è quella bibita che lo fa ingrassare, è lo strafogarsi prima, perché se beve solo la Coca-Cola non ingrassa, senza magari Coca-Cola con un pezzettino di pizza, non è quello che fa ingrassare, ma se mangia due pizze e poi i fritti e poi la Coca-Cola, certo che ingrassa, ma non è la colpa della Coca-Cola, non è lo zucchero della Coca-Cola che lo fa ingrassare, è tutto il resto, ma non ci vuole tanto a capire certi discorsi, purtroppo non li capiscono, quindi ci vuole purtroppo per capirli. E guarda, adesso questa è una dieta invece dove hanno utilizzato un 4% di zucchero contro un 40% di zucchero. Come vedi, hanno diviso le persone in due gruppi. Le persone erano molto simili, perché vedi, il peso iniziale era 96,7 kg nel gruppo con molto zucchero, 96,10 kg nel gruppo con poco zucchero, metabolismo 6,9, 6,8, questi sono i valori medi. Il grasso in percentuale 49%, 48,67, quindi come vedi sono due gruppi completamente paragonabili, tranquillamente, messi in due diete, quindi una dieta con 4% di zucchero bianco, parliamo, oppure il 40% di zucchero nell'alimentazione. E dopo questa dieta, peso, quelli con alto zucchero 89 kg da 96, gli altri 88,73 da 96. Come vedi, non c'è alcuna differenza. Metabolismo idem. Diciamo, abbiamo tutti i valori molto ma molto simili, 127, 129, 45, 45, 48, 47, 71, 69. Poi hanno anche guardato i lipidi plasmatici, colesterolo, LDL, HDL, trigliceridi. Come vedi anche qui sono abbastanza comparabili i valori. Abbiamo avuto, ecco, sul colesterolo, per esempio, quelle con poco zucchero hanno avuto un miglioramento, diciamo abbastanza significativo, anche per quanto riguarda l'LDL, 260-240 non è altissimo, però un pochino è variato, tutto il resto non ha subito alcuna variazione, quindi anche qui aggiungendo più zucchero, però non cambiando le calorie, mettendo solo più zucchero nell'alimentazione, non ottieni nessun risultato negativo, anzi, come vedi, è perfettamente paragonabile una dieta con 4% di zuccheri, come la dieta normale, fondamentalmente, ad una col 40% di zuccheri. Tieni presente, no? Anche qui i bambini, lo zucchero fa ingrassare, eccetera. Io c'è mio figlio che ha 2 anni e mezzo e lui si beve una marea di succhi di frutta perché gli piacciono, e poi anche la frutta, eccetera, ha un apporto di zuccheri semplici altissimo. Lui tieni presente che mangia come 5 bambini messi insieme, quindi è normale che è leggermente in sovrappeso, ma in sovrappeso ti parlo di un paio d'etti, massimo 3. Poi se uno guarda il peso in base all'altezza è sottopeso, ma questo è un altro discorso. Non bisogna mai analizzare il peso in base all'altezza perché non ha senso, devi vedere la composizione
costituzione del bambino, però per dirti, lui dovrebbe essere un grande obeso e quando esco vedo tanti bambini belli cicciottelli, ma penso che non mangiano tutti gli zuccheri che mangia lui, anche come quantità di cibo. Quindi anche qui la pratica ci dice che non è proprio come dicono in teoria. Quindi andiamo un pochino adesso a trarre qualche piccola conclusione, perché poi ti dico il corso è molto ampio, andremo a vedere anche i grassi, quali sono migliori, quali sono peggiori, come vanno gestiti, eccetera. Però sono i grassi che ingrassano. Alcune review mostrano, review significa revisioni, mostrano che l'unico macronutriente che incide sul peso e sull'ingrassare o meno sono i grassi. Uno studio interessante è stato pubblicato proprio nel 2018. Hanno utilizzato 6 ceppi diversi di topi, così almeno non sbagliano, perché qualche ceppo può tollerare più o meno i grassi o i carboidrati in maniera differente come le persone. Ci sono persone che vivono meglio con più grassi, persone che vivono meglio con più carboidrati, quindi se uno utilizza il ceppo sbagliato potrebbe avere risultati sbagliati. Invece utilizzando 6 ceppi abbiamo una bella media. E li hanno alimentati con percentuali variabili di proteine, zucchero e grassi. Solo i topi alimentati con alte percentuali di grassi ingrassavano. Tieni presente sempre sul discorso dei ceppi, no? Trovi degli studi in cui ti dicono i topi magari ingrassano con troppi carboidrati, oppure i topi ingrassano con troppi grassi. Lì potrebbe dipendere anche dal ceppo. Quindi sullo studio, ad esempio, quando esce qualche studio di questo tipo, guarda quanti ceppi utilizzano, perché se utilizzano il ceppo sbagliato e lo mettono con il nutriente sbagliato è normale che ottengono certi risultati. Quindi anche questo, quando uno va a vedere gli studi, quando uno legge quei titolini, deve andare a analizzare in dettaglio come è fatto lo studio, perché magari lo studio è stato fatto col ceppo sbagliato con il nutriente sbagliato. Guarda, cosa ci si aspettava da questo studio? Che i topi che consumavano percentuali crescenti di proteine, vedi qui passiamo dal 5 al 10 al 15 al 20 al 25 al 30, dovevano rimanere magre, perché una dieta alta in proteine causa sazietà. Che cosa è successo? Che il topino in cui aumentavi il quantitativo di proteine rimaneva magro. Quindi è corretto. Visto che i carboidrati fanno ingrassare per il discorso dell'insulina, glicemia e tutto il resto, no? Allora, vediamo un pochino, anzi, vediamo prima i carboidrati. Allora, questo topino gli abbiamo aumentato la quantità di zucchero, zucchero bianco, non lo zucchero carboidrato tipo farina. Quindi abbiamo detto, aumentiamo il quantitativo di zuccheri e vediamo che cosa succede. Questo topolino dovrebbe ingrassarsi perché gli zuccheri sono pericolosi, fanno male, eccetera. Aumentano la glicemia, stimolano troppo l'insulina, eccetera. Questo topo parte da un 5% di zuccheri, 10, 15, 20, 25, 30, però rimane magro, quindi no, non è ingrassato, non è, l'ipotesi è sbagliata. Il topino che mangia grassi, ora un po' che succede, al 50% di grassi diventa un grandissimo obeso, all'80% poi ridiminuisce per il discorso che facevo all'inizio, che le diete altissime in grassi portano vari benefici. Scusa, ma devo bloccare un attimo, poi ci ritorniamo sopra. Eccomi qua, quindi si parlava dei grassi. Quando arriviamo all'80% di grassi, come abbiamo visto all'inizio della presentazione, in questo caso poi il topo ritornava a dimagrire, ma come ho già detto, sono diete, cioè, difficilissime da gestire. Poi, andando avanti, quindi ecco, l'unico nutriente, come vedi, che crea obesità in questo caso sono i grassi, soprattutto quando si raggiungono il 40, il 50% dei grassi. Poi le diete chetogeniche, che sono proprio quelle basate sui grassi, stanno spopolando, specialmente in Italia. Vedi il crescente pullulare di esperti e pseudoesperti in questo settore. Sono diete con un quantitativo estremamente ristretto di carboidrati, sono
sono utili nel trattamento dell'epilessia, soprattutto quella farmacoresistente. Tieni presente che queste diete sono nate proprio per trattare questa malattia e funzionano come un pochino la dieta del riso funziona sull'ipertensione maligna, anche questo funziona sull'epilessia farmacoresistente, quindi sono potenti quanto i farmaci, se non di più. Sono prescritte molto di frequente perché permettono un dimagrimento molto rapido, soprattutto nei protocolli che si chiamano VLCD, Very Low Caloric Diet, sono diete a basse calorie. Queste diete hanno pochissimi grassi, quindi c'entra poco il discorso dei grassi, però sono sempre delle diete chetogeniche. Il mondo della chetogenica, diciamo, è questo, quello di diete con altissimi livelli di grassi. Allora, se uno analizza un pochino tutta la letteratura scientifica in maniera critica, scopre che ad un anno in genere non apportano alcun vantaggio in termini di perdita di peso rispetto ad una dieta con pochi grassi. A me succede spesso che mi vengono persone che hanno fatto questo tipo di diete e poi dopo vengono da me perché hanno ritrovato il peso che avevano prima di fare questa dieta, fondamentalmente. Ma non ci sono soltanto studi negativi, tra virgolette, c'è anche qualche studio positivo. Adesso te ne faccio vedere uno importante pure, che ha dato risultati molto apprezzabili. Si chiama DeVirta Health Study. Allora, in questo studio sono stati trattati dei pazienti diabetici con la dieta chetogenica. Ad un anno c'è stato un grandissimo miglioramento in tutti i parametri ematici. E quindi è diminuito anche l'uso di farmaci, quindi questa dieta è stata, diciamo, miracolosa per questi pazienti. Dopo 2 anni la situazione è leggermente migliore rispetto all'inizio, ma diversa dal primo anno. Quindi dopo 2 anni, diciamo, i pazienti ancora stavano meglio rispetto a quando sono entrati, però la situazione era molto cambiata rispetto al primo anno di dieta. Questo però ci sono delle cose da dire su questo studio. Non è uno studio randomizzato, quindi che significa randomizzato? Che non è che i pazienti sono stati scelti, diciamo, dalla statistica, ma le persone sono entrate volontariamente in questo protocollo, quindi hanno sentito parlare della dieta chetogenica, hanno visto i benefici che aveva, sapevano a cosa andavano incontro, quindi l'aderenza è stata molto maggiore a questo programma perché le persone sapevano quello che volevano fare, l'hanno scelto loro, sono entrate in questo programma per libera scelta, quindi è normale che uno studio, ad esempio come questo, abbia dato benefici anche al secondo anno. Ma in genere le diete chetogeniche danno risultati fino al primo anno, poi dopo spariscono questi risultati e gli studi purtroppo al momento dicono questo. Allora, la cosa importante è l'insulino resistenza. Rappresenta l'anticamera del diabete e della maggior parte delle malattie metaboliche. Questo lo sanno tutti, non è che questa non è una cosa che vi dico io che è nuova, che ti dico io che è nuova, anzi, di questo ne parlano tutti, qualsiasi persona che si occupa di nutrizione ti può confermare la cosa. Rappresenta uno dei pochi parametri veramente importanti da tenere sotto controllo. Non è causata dagli zuccheri, come erroneamente si crede però. Quindi si sente sempre parlare che gli zuccheri causano insulino resistenza. No, non è assolutamente vero, come abbiamo visto finora, perché con la dieta del riso, come